Che cazzo sta succedendo? No! Aia! Un uomo, ma arresti anche quel cacciatore. Ma scusa, stava scrivendo, mi ha ammazzato davanti a lei. Ma se ne va così? Ma non è possibile, ma scusi. Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Oggi siamo qui con un nuovo titolo che è Murderous Pursuit, un titolo che è presente su Steam, siamo su PC. Vi volevo portare un episodio dedicato a questo titolo, così come ad altri titoli della mia libreria Steam, che ne ho tanti. Quindi magari ogni tanto con qualche episodio randomico vi mostro un po' questi titoli. In questo caso Murderous Pursuit riguarda, come potete intuire dal titolo, non so chi si ricorda The Shield, un titolo uscito parecchi anni fa, e questo ne prende spunto. E ci troviamo praticamente su una nave dove dovremo dare la caccia ad altri giocatori e altri giocatori daranno la caccia a noi, quindi è o uccidi o vieni ucciso. Adesso ho provato a fare a leggere un po' le regole di gioco e adesso magari ne parleremo durante la partita. Si può fare sia online che contro l'intelligenza artificiale. Noi facciamo contro l'intelligenza artificiale. Come si gioca? L'ho letto, è abbastanza lunghetta come cosa, però ve lo dico durante la partita. Possiamo scegliere un nostro personaggio e in giro per la mappa appunto ci saranno sia delle guardie che vigileranno, comunque, come vedremo, sui vari passeggeri, sia un gruppo di personaggi che saranno vittime e carnefici allo stesso tempo, perché ci sarà ad esempio un nostro obiettivo da eliminare e magari qualcun altro che ci sta dando la caccia. Cioè, così può essere uno o due, sia di cacciatori. Magari di solito il personaggio più forte, quello che ha più punti, viene cacciato da altri due cacciatori, quindi da altri due giocatori, quindi dobbiamo fare anche abbastanza presto. E vabbè, possiamo selezionare il nostro personaggio. C'è l'ammiraglio, l'assassina, il bruto, la duchessa, la meretrice, l'evasore, il principe e il segugio. Facciamo la duchessa, dai, la duchessa, guarda, con la volpe, ma proprio volpe sana, appesa. Vabbè, al momento non posso utilizzare nient'altro, vedete, siamo a livello 1. Ci sono delle abilità speciali, due ne possiamo utilizzare su 5 che ce ne sono disponibili. C'è il travestimento: nasconditi sotto gli occhi di tutti travestendoti come un altro personaggio, eliminando completamente l'esposizione. Perché l'esposizione praticamente cos'è? È se noi corriamo, se noi ci facciamo vedere dalle guardie o comunque anche quando andiamo in giro, l'esposizione sale. Ci saranno delle zone dove possiamo abbassare questa esposizione, ma lo vedremo giocando. Flash: hai bisogno di un momento? Spara il flash su tutte le persone attorno a te, accecandole e stordendole. Questo può essere utile quando magari ci stanno per prendere il cacciatore. Umilia: aggiungi un pizzico di pepe umiliando il cadavere della tua preda e ottenendo un bonus in favori. Rivela: conferma il tuo sospetto rivelando le prede e i cacciatori a te vicini, molto vicini in realtà. Contrasta: soffri di paranoia, usa questo per contrastare qualsiasi preda o cacciatore che cerchi di attaccarti. Io metterei questo che rivela, e qua cosa possiamo mettere? Io metterei un altro, il travestimento, dai. Ok, siamo pronti, prontissimi. E vabbè, adesso vi ho fatto una intro un po' così, poi naturalmente in partita vi spiegherò un po' meglio come funziona. Ok, questa zona che vedete qui abbassa l'esposizione, vedete, l'esposizione al momento è zero. I bonus, perché i favori sono i punti che otteniamo, e allo stesso tempo vedete in basso a destra è l'arma che abbiamo al momento equipaggiata, e quella stellina, quella specie di stellina che vediamo a livello 1 con il numero 1, ci dice che quanti punti prendiamo se ammazziamo la preda con quell'arma. 1. Questa ad esempio 2, vedete, questa è la guardia e l'esposizione sta salendo. Noi per farla abbassare facciamo così: ci mettiamo in una di queste zone e dobbiamo cercare di fare più punti possibili, anche utilizzando le armi che magari valgono più punti. Di solito cambia ad ogni uccisione o ad ogni morte. Ora l'esposizione è abbastanza bassa, la preda è al piano superiore, dobbiamo stare attenti anche al cacciatore naturalmente. Ecco, ad esempio qui c'è un'arma che invece ci dà 3 punti se utilizziamo. Aspetta che sta salendo l'esposizione. Quando sale l'esposizione praticamente viene rivelata la nostra identità, quindi dobbiamo
abbassarla mettendoci qui. La preda è allo stesso piano, però è un po' distante. Avviciniamoci. Noi con Q possiamo un cacciatore è vicino, attenzione. No, quello secondo me è lui un cacciatore. Il nostro cacciatore. È possibile? Preda vicina. Aspetta, no. Questo ce l'ha con noi. Secondo me sì. Aspetta. Occhio, no, non mi fido per niente. La preda è sullo stesso piano, ma secondo me anche il cacciatore è molto vicino. Allora, stiamo calmi. Ah, la preda adesso ce la segna perché è stata là. Grande. Ok. Aspetta, cambiamo vestito. Ok. Ok. Uccisione preda, vedete. Adesso quest'arma invece 5. Preda al piano superiore. Però è anche abbastanza vicina. Quindi dobbiamo tener conto dell'esposizione per non farci... Quando praticamente vedete quella preda che si è rivelata a noi, è perché aveva raggiunto il massimo di esposizione. Proviamo questo. Eccola là, la nostra preda. E là! Olè! Aspetta, scusate. Fermo un attimo qui. Naturalmente se uccidiamo una pre... Una... No. Aspetta. Cazzo. No, quello che vi stavo dicendo. Se lo facciamo davanti a una guardia, ci inchiappetta, maledizione. Mi scusi. Quanti punti abbiamo perso? Non lo so. Allora, aspetta che lì c'è un preda vicino. Sta da ste parti. E anche un cacciatore vicino. Occhio. Prendo quest'arma che ci dà più punti. Preda vicino, aspetta. Mi sa che era questa, no? Se poi... Anche un cacciatore vicino, quindi occhio. Qua. Grande così. Olè. Aspetta, facciamo abbassare. I'd have been hard pressed to do the same in my younger years. L'esposizione, vedete che adesso abbiamo 5 punti. Preda vicina. No! Merda, ci ha trovato il caccio. Guarda qua! Ci avrà il bonus umiliazione. Baldracca. Allora, cosa vi stavo dicendo? L'esposizione, vedete, adesso quando noi l'esposizione è al minimo ci dà 5 punti. Più la barra dell'esposizione sale, meno punti prendiamo quando facciamo un'uccisione. Vedete, adesso 4. Però vorrei cambiare anche arma, perché questa ci dà solo 3 punti. Fatemi cambiare almeno con questa. Preda vicina. Quale può essere? No, cazzo. Non era nessuna di queste. Cacciatore è vicino. Preda piano inferiore, quello là. Aspetta, cambia vestito. È questo secondo me. Grande così. Olè. Poi naturalmente, ragazzi, come detto, questo può essere anche fatto... Adesso, vedete, l'arma che abbiamo utilizzato ci dà un punto, quindi la cambiamo con 5. Questa ci dà il massimo. Preda al piano superiore, aspetta. Quando ti dice preda già trovata, significa che un altro cacciatore stava seguendo anche la stessa nostra preda. Preda sullo stesso piano. Aspetta, è preda... No, sta di qua. Ma è sempre questo? Non lo so, aspettate. No, forse è quest'altro. Non lo so. No, era quello. Maledetto. Perché ti dà comunque il dubbio. Eccolo. La... Ma perché ci dà sempre... Scusate, signori, scusate, permesso. Ci dà sempre lo stesso.
Allora, questa adesso vale un punto. Prendiamo questa da due, grande così. Naturalmente vi dicevo, questo gioco online ha il suo, la sua sportiveggianza maggiore. Però io adesso non ho ancora mai provato, ma in realtà avevo solo letto le regole e provato una mezza partita. Adesso, infatti, vedete, eravamo ancora a livello 1. Allora, vediamo dov'è la prossima preda. Al piano superiore. Quindi prima di tutto troviamo le scale, eccole qua. Cazzo, ce l'hanno ammazzata. No, un cacciatore è vicino. No, eccolo qua, è lui. Sicuro. Perché è tornato indietro. Aspetta, abbassiamo l'esposizione perché sennò ci esce il pallino in testa che ci dice, che dice all'assassino dove siamo. Preda sullo stesso piano. Penso sia. Chi è? Cazzo, nessuno di questi. Quello ha ammazzato qualcuno. Preda vicina, mi sa che è questa. No. Perché mi sono giocato il bonus. Pensavo stesse veramente lì vicino. Aspetta, è una. Secondo me è di nuovo o questo. Proviamo a seguire preda a stesso piano. Momento. Aspetta, aspetta. Abbassiamo. Cazzo. Qualcuno doveva fuggire, quello là. Preda vicina. Occhio, questa non me la racconta giusta. Dove cazzo sta? Poi quando c'è troppa gente inizia a diventare anche più complicato. Perché no, aspetta, fatemi abbassare. Ecco, si è sentita una coltellata da qualche parte. Attenzione. Abbassiamo l'esposizione. Preda vicino. Cazzo, sarà questo? È lui? Ah, che si era anche travestito. Sì, portarci sua grande così. È rimasto un minuto, ma vabbè. Sì, ma come si chiama? Aia, il cacciatore è vicino. Guisciati. Cazzo, non ho fatto in tempo. Cioè, vabbè. Maledetto. Sto. Ci ha ammazzato il principe. Portarci sua. 40 secondi mancano. Siamo lì lì. Proviamo immediatamente un'altra arma. Scusi, Preda piano inferiore. Questa è un punto società. Attenzione, se quello ammazza qualcuno siamo fottuti. Perché noi mi sa che non abbiamo un granché di tempo. Anche perché piano superiore. Non corro, ragazzi, perché se corriamo la nostra esposizione aumenta al massimo. Forse ce l'abbiamo fatto uguale. Attenzione. Grande così, grande così. I do hope you killed with some politeness and decorum. Va bene, questo era tanto per provare. Olè. Io direi di farci un'altra partitozza, va. Proviamo una partita veloce online. Oh, c'è una bruttissima fine, ma ci sta. Tra l'altro il sound è spettacolare. Ricorda anche un po' Dexter, la serie TV. Su 10 minuti che sta cercando una partita. Secondo me sto gioco ho comprato solo io. No, infatti mi ha risbattuto nella... nel menu principale. Vabbè, ci faccio un'altra partita così contro intelligenza artificiale. Sì, probabilmente non l'ha comprato nessuno questo gioco, non lo so. Allora, invece della duchessa, allora, c'è l'assassina, c'è il bruto Segugio. Prendiamo la baldracca. Allora,
No, questo è utilissimo, rivela, ragazzi, quindi lo tengo come bonus. Bisogno di un flash, aggiungi un pizzico di pepe umiliando il cadavere della tua preda ottenendo un bonus in favori. I favori sono, vabbè, i punti. Vai, andiamo con questo. Vestiti, vabbè, come detto, non ne abbiamo, quindi andiamo con questo. Pronti? Che la caccia abbia inizio. Andiamo, va. Allora, prima di tutto cambiamo arma. Prima di tutto cambiamo arma. Preda piano inferiore, ottimo. Almeno vediamo se c'è qualche arma più sportiveggiante a piano inferiore. Farò un po' di video, ragazzi, dove andrò a provare dei giochi in vostra compagnia, visto il periodo un po' meno titoli, magari provando cose un po' diverse. Si ravviva un po' la situazione, che in questo periodo è un po' così. Andata al piano superiore. Aspetta, è vicina, quindi spara questo. L'abbiamo beccata, sì. Aspetta, però mi devo abbassare. Cazzo, il travestimento però era ottimo. Maledizione. Ho fatto la stronzata di non andare almeno ad individuarlo. Però secrecy is required, no. I'm afraid. Che cazzo è successo? Ma c'è il panico! Non ho capito. Una persona che non è né pre... Ah, ok, stavo cercando di uccidere una persona random. Scusate. Non mi sento per niente al sicuro. Ci hanno beccato, quindi adesso l'assassino sa dove siamo. Preda al piano inferiore. Arca troia! Ha stordito dalla preda. Fottuta preda, vieni qua. Ho capito chi è però la preda. Solo che adesso l'assassino sa dove siamo. E perché? Preda al piano superiore, ma non è vero, era scappata qui sotto. Aspettate, qui è complicata la situazione. No, cacciatore vicino! Arca troia! Aspetta, la preda è vicina. La preda è vicina. Proviamo. Dove cazzo sta? Eccolo qua. La... No! Perché è bloccato? Ma non è vero, era andato via! Fermi tutti! Una partita di merda questa volta. Aspetta. Toglietevi dai coglioni. No, seguiamo la preda. Che era questa. Aspetta, fai abbassare la cosa. No, non prendiamo punti. Ha cercato di accoltellare qualcuno, quell'uomo. Aspettate. Devo recuperare punti, signori. Sta scappando. Secondo me ha capito. Vabbè, adesso mi sa che siamo il suo cacciatore. Però ha corso anche lui. Mi accontento dei due punti. Excellent, excellent. Done in with exceptional. Però adesso lo possiamo anche umiliare, che ci dà degli altri punti, probabilmente. Well, they won't be able to hold their head up. 13 punti, aspetta. Complicata qui la situazione. Aspetta, individuata la preda. Seguila. Fai abbassare questo che facciamo più punti. Quello sta dormendo. E là. Grande così. Aspetta. Fammi bulleggiare. Ma come è bloccato? Ma solo perché stiamo festeggiando. Ah, aspetta, ci ha tolto i punti dell'umiliazione. Che cazzo sta succedendo? No! Aia! Ma un uomo! Ma arresti anche quel cacciatore! Ma scusa, ma scrivendo, mi ha ammazzato davanti a lei! Ma se ne va così! Ma non è possibile, ma scusi! Ma scusate, ma quell'uomo mi ha ammazzato davanti alla guardia! E questo ha fatto finta di niente! Guarda là come si gigioneggia! Fottuto bastardo! Aspettate, la preda è molto vicina. Secondo me è quest'uomo qui. Mi sa di sì, Non è vero. Capire. Chi è? Sto cazzo. Ci proviamo? Provaci, va. Tac. Grande così. Umilia. Dai, è così. Attenzione che balziamo in testa. Solo che l'umiliazione mi sa che ti fa individuare dall'assassino, dal cacciatore. Siamo poco, un cacciatore è vicino. Attenzione, Damose. Ma che sta qua? Eccolo lì. Fermo, facciamo finta di niente. Fermati qui. Grande così. Olè, vai, umilia. Dai, è così. State calmi voi, non mi indicate come sembra. Damose adesso, perché l'esposizione è totale quando usiamo il bonus. Umilia, attenzione. No, questo
figlio di troia. Scusa, ma c'è la ammazzata la baldracca con che leggiadria. Guarda anche lui fa il bullo. Attenzione, sono stati stonati pure loro. Vabbè, comunque siamo primi a 52 punti, il secondo a 48. Non siamo affatto sicuri. No. Ah, quello stava per uccidere noi. Siamo salvati. Ah no, hanno ammazzato la mia preda. Quello è il mio cacciatore. Merda. Abbiamo individuato più o meno. Ecco la nostra preda. E tac. Grande così. E questi sono puntoni. Umilia, umilia. Accumuliamo punti. Ole. Grande così. Vittoria al photo finish. Extremely well. Ole. Vabbè, magari la difficoltà non è altissima, però sono le prime partite online, come detto, non ha trovato assolutamente nessuno. Quindi ragazzi, questo era Murderous Pursuit. Mi raccomando, voi come sempre fatemi sapere la vostra. Spero che il video vi sia piaciuto. Prossimamente vi porterò anche altri video su altri titoli, appunto, della mia libreria Steam, magari anche così con video sporadici e singoli più che altro. E come detto, mi raccomando, lasciate un like, condividete, seguitemi su tutti i social, Instagram, Facebook, Twitch per le live, eccetera. Mi raccomando, ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti da Quel Tale Ale.